La parola d'ordine è ripartire di nuovo, dimenticando la sfortuna e gli errori di Reggio, dimenticando queste due sconfitte consecutive che hanno macchiato il cammino e reso più complicata la corsa verso la vetta, dimenticando i risultati, ma tenendo bene a mente ciò che non ha funzionato. Da lì deve ricominciare il Catania, perché se è vero che la sorte non ha certo aiutato i rossazzurri nelle ultime due uscite, è anche vero che alcune cose vanno riviste, che c'è sicuramente bisogno di concretizzare di più, perché in un campionato così difficile e combattuto non sono ammessi errori. Il Catania lo ha imparato sulla propria pelle, le due sconfitte se non altro potrebbero essere servite da lezioni. Intanto però il Lecce si è allontanato e la vera preoccupazione adesso è non farlo uscire dal mirino, tenerlo a una distanza non troppo significativa per poter cercare nel tempo quella continuità che i rossazzurri avevano trovato e sembrano aver perso nelle ultime due gare. La settimana che comincia oggi proietterà il Catania verso il match con il Bisceglie, una partita che a questo punto diventa decisiva per il futuro dei rossazzurri. Riprendere la marcia è indispensabile per aspirare a qualcosa di importante, che poi è l'obiettivo dichiarato della società ed è sicuramente obiettivo alla portata di un gruppo che prima di questo doppio blackout aveva vinto 6 gare di fila e mostrato grandi segnali di crescita. Segnali che sul piano del gioco non sono certo spariti, ma il gioco, che è la strada maestra, non può prescindere oggi dai risultati. Altrimenti diventa difficile continuare a coltivare sogni ambiziosi. La polizia ha avviato indagini per risalire agli autori di uno striscione comparso sabato sera nello stadio Granillo nel corso della partita Regina Catania con offese di discriminazione territoriale nei confronti dei siciliani. Nessun elefante vi protegge, prima o poi la lava vi distrugge. È un episodio deprecabile, ha detto il questore di Reggio Raffaele Grassi. Posso comprendere il sano sfottò tra tifoserie, ma non tollerare gesti inqualificabili posti in essere da soggetti privi di ogni valore morale e civile. Le parole esposte in Curva Sud, il luogo degli ultra della Regina, sono espressione di un'assoluta irresponsabilità, continua il questore, che non meritano commento se non una ferma condanna.